Siamo con il sindaco di San Giovanni a Piro, oggi questa apertura straordinaria del Cenobio in occasione della settimana della cultura, un buon risultato. Certo, finalmente abbiamo un riconoscimento per quello che è il valore artistico, culturale, storico di questo insediamento basiliano. Essere inseriti dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Salerno tra i 5 siti da visitare della provincia di Salerno sicuramente è un risultato molto importante. Qual è la richiesta che si vuole fare per il futuro? Beh, sicuramente qui ci sono stati dei lavori di restauro conservativo e del Cenobio, ma che hanno riguardato soltanto il 30% dei lavori da farsi, quindi noi abbiamo presentato già un altro progetto di concerto con l'ente parco e la Sovrintendenza di Salerno, e l'augurio e l'auspicio è quello che venga finanziato, perché questo è un patrimonio artistico importante non solo per San Giovanni a Piro ma per l'intero territorio. Siamo con i ragazzi e con il professor Agnello Mautone dell'Istituto Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro. Questo istituto ha preparato un lavoro in occasione della settimana della cultura e dell'apertura del Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro. Di che si tratta? Il lavoro che presentiamo oggi è, approfittiamo della presentazione per presentarlo appunto nel giorno della settimana della cultura, ma in realtà è un lavoro che ha impegnato i ragazzi per tutto l'anno ed è il terzo appuntamento di altrettanti progetti presentati dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, ai quali noi abbiamo già partecipato. Abbiamo cominciato con Campanili, poi l'anno scorso abbiamo continuato con un altro progetto e quest'anno appunto il progetto dedicato ai siti monastici e conventuali ha visto il lavoro nostro proprio sul lavoro dedicato al Cenobio. Che cosa avete scoperto? Guardi, i ragazzi lavorano da anni su questo monumento e operano sia sotto forma di ricerche storiche sia sotto forma di ricerca fotografica e grafico-pittorica. Le scoperte non le abbiamo fatte noi, le scoperte le hanno fatte gli altri. Noi abbiamo approfittato di questa emergenza e di queste opportunità che vengono offerte alla scuola per fare in modo che i ragazzi potessero far tesoro di un bene che hanno e dal quale poi possono partire per ampliare la loro conoscenza e le loro competenze. Il Cenobio è inserito sia nelle attività curriculari sia in quelle extracurriculari. Tra l'altro la scuola è destinataria di alcuni finanziamenti della Regione Campania con il progetto Scuole Aperte e diversi laboratori li portano proprio a contatto con il Cenobio, ma anche con altre realtà sia culturali che come dire, in ogni caso riguardano i loro territori. Giovanni Villani della Soprintendenza di Salerno. Oggi qui in occasione della Settimana della Cultura è stato aperto il Cenobio Basiliano. Qual è il significato di questa iniziativa? Allora, la Settimana della Cultura, lo sapete, ormai è giunta alla 12ª edizione. Tende ovviamente a rendere fruibili i monumenti che sono stati per anni, diciamo, non utilizzabili, e soprattutto a dare la possibilità ai cittadini di apprezzare il patrimonio culturale del nostro paese. Ed è una cosa particolarmente importante perché soprattutto qua a San Giovanni a Piro noi abbiamo voluto che il comune, che è proprietario di questo insediamento, si impegnasse in prima persona in questo lavoro. Devo dire la verità, noi questo lavoro l'avevamo già ultimato da qualche anno e il comune l'ha utilizzato immediatamente come sito, come auditorium. Poi vedrete dalla presentazione che sarà fatta nell'ambito del convegno in che condizioni si trovava precedentemente. È un luogo suggestivo che mette in risalto una frequentazione notevole di questo sito per vari secoli, andiamo dal X secolo fino ai giorni nostri, quindi immaginate la stratificazione storica che poi la si vede anche dagli elementi che sono stati poi messi in risalto durante il restauro. E speriamo che la cosa poi possa essere utilizzata a buon fine per attività sicuramente legate all'aspetto culturale.